Buongiorno, qui in Mongolia, siamo sempre nella Orkhon Valley, abbiamo appena dormito nei ger, siamo svegli da pochissimo, come si vede dalla mia faccia, io sto cercando un posto banalmente dove fare la pipì, perché qua non esistono i bagni come avrete capito. Qui si svegliano molto 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 presto, a differenza nostra, tra poco si sveglieranno anche gli altri che in realtà sono ancora a letto e poi faremo una breve colazione, poi ci dirigeremo verso il monastero che occuperà un'ora di cammino circa. Stanotte il fuoco si è spento, mi sono svegliato per le 4, un freddo porco. Daghi si è alzato e ha acceso il fuoco, siamo tornati alla normalità. Adesso pigliamo la macchina, facciamo un paio di chilometri. Andiamo sotto il monastero, facciamo 2 ore di camminata per andare in cima al monastero, vediamo il monastero, torniamo giù e poi da qui iniziamo il ritorno verso la capitale e dormiremo ancora comunque a metà strada da qualche parte. Padrona di casa ha preparato del tè molto buono e ha aggiunto del latte perché loro tipicamente bevono il tè col latte. Poi ci ha portato questo. No, è lo strato che si solidifica sopra il latte. Lo lasciano riposare là in fondo e si crea questo strato. Alla mattina lei lo prende e lo serve come tè. Un'altra cosa che ho notato è che non producono spazzatura. Intanto la spazzatura deriva principalmente dal packaging dei prodotti che andiamo ad acquistare in giro e loro non acquistano niente, anzi la spazzatura maggiore l'abbiamo fatta noi. È circa 20 minuti che camminiamo, non è così ripido, ma il terreno, la faccio vedere, è molto sconnesso e fangoso. Adesso non posso né scendere né salire, né scendere né salire, né scendere e né salire, rimango qua. È stato costruito, almeno il sito, nel 1653. Poi diverse vicissitudini hanno portato nel 1937 alla distruzione e alla chiusura. Nel 71 poi il sito è stato messo sotto protezione dalle autorità. Nel 93, seguendo la transizione democratica della Mongolia, è stato messo sotto protezione nel 94. Ma chi ce frega? Quindi com'è sto tempio del Tuhun? C'è così silenzio che mi fischiano le orecchie. Anche a me. Quando ti passa il fischio forse riesci a sentire veramente. Non siamo abituati a questo silenzio. No, ma pensare che c'è un custode che vive qui da solo. Da solo. Che adesso proviamo a fotografare. Thank you.
andati nella guerra qui accanto al monastero. Ci hanno offerto del tè e stanno cucinando una sorta di focaccia, mi ha detto Zola, vero? Mm-hmm. Fritta. E questo che cos'è? Tipo la farina, ma quella mangiamo mescolando un po' di burro o un altro l'olio, mm-hmm, e un po' di zucchero per questo. Ma questo c'è solo un po' di l'olio. Un girasole non ha un gusto in particolare, ma fa bene alla salute. Va bene, Joe. Siamo andati via dal monastero. Hai capito il custode che ci ha offerto deve da mangiare? Più di 20 anni per diventare custode. Cioè. Voi pensate, sì, e vabbè. Anche un medico studia così tanto. Cosa vuoi che sia il custode? Apri la porta, chiudi la porta? Perché no. Deve studiare tutta la teologia, la filosofia, il buddismo. Cioè. La vita. Mm-mm. E dicono che ci vogliono dai 20 ai 25 anni di studio. E lui ne ha studiati solo 9, quindi dice che deve studiare di più. Mm-mm. Si deve impegnare. È il quinto inverno che passa da solo, qua. Da solo, d'inverno. Allucinante. Allora, in qualche modo siamo riusciti a trovare la macchina. Abbiamo delle nuvole stupendissime. Adesso scenderemo giù a salutare i nostri amici della Ger e poi tireremo dritti verso la cittadina che ci ospiterà stanotte. Beh! Beh! Siamo di nuovo a pranzo nella Ger che ci ha ospitato a dormire questa notte, molto gentili, mm-hmm, ma diciamo che le porzioni sono un po' misere perché comunque si tratta di nomadi, sai com'è? È una montagna di riso con una montagna di carne. Un po' di patate. Sembra quasi cipolla quella, ma non lo so finché non l'assaggio. Forse carota. E anche forse carota. Allora, abbiamo caricato la signora perché adesso cercheremo di guardare questo fiume qua. Abbiamo fatto 3 ore di fuoristrada, siamo tornati nella cittadina del primo giorno e abbiamo preso il primo hotel che abbiamo trovato. Eravamo talmente stanchi che siamo entrati dentro quella costruzione là, pensavamo fosse un hotel, invece era una scuola e vabbè. Qua c'è un Ger Camp, ma come abbiamo detto i Ger non sono ancora pronti e quindi abbiamo optato per questo albergo. Qui ci sono 2 letti singoli, una scrivania, una TV, ma soprattutto... Ta-ta-da, ta-da, la doccia. A few moments later. Cos'è che non va? Non c'è più acqua calda. Comunque è passato il tipo, ha toccato l'acqua, ha detto è fredda, bravo. E quindi ha detto che bisogna aspettare un'ora perché è finita, perché tutti hanno usato l'acqua calda. Visto che per la doccia bisogna aspettare almeno un'ora, abbiamo deciso di uscire e andare a mangiare. Tanto per farvi un'idea, il crispy chicken costa 15.000, quindi 5 euro. Presentazione ottima, il gusto anche. Speravo fossero costoline di maiale cotte in 4 giorni, ma niente. La sua porzione è micidiale. Giovanna l'ha presa molto piano al pollo. In albergo non funziona il riscaldamento. È finita l'acqua calda, non c'è la carta igienica nel bagno, la luce della hall è intermittente e la televisione è senza decoder. Infatti, tac,
niente. Quindi la signora mi ha detto: televisione no, 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 televisione. No, 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 televisione no. Va bene, non c'è problema, tanto ci addormenteremo presto. Questa è la vista. E il tramonto.